Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani. Bentornati ad Aperto per Ferie, qualche consiglio utile, qualche spunto di attualità. Questa stagione di questa trasmissione è stata impostata proprio così. Abbiamo cercato un po' di raccontarvi non soltanto come procede questa estate 2024, ma abbiamo anche cercato di darvi sempre l'informazione giusta di ciò che sta accadendo a Roma e soprattutto nella nostra regione, nel Lazio. E dobbiamo proprio tornare a Roma, amici di Aperto per Ferie, perché ormai lo sapete, il giubileo è praticamente alle porte, manca pochissimo all'apertura della Porta Santa e chiaramente Roma deve fare i conti con uno dei servizi che sarà di fatto il più importante per il 2025, ovviamente il settore trasporti. Saranno oltre 30 milioni i pellegrini previsti nella città eterna e dunque Roma deve presentare un servizio impeccabile che riesca a rispondere davvero a questa domanda così ampia. E così arriva un nuovo piano ATAC, un piano che è previsto fino al 2027 e che vi preannuncio già che ha fatto un po' discutere, in un certo senso, ha creato qualche piccola polemica, anche qualche piccola ironia. Noi oggi ne parliamo con Michele Frullo, segretario di USB, l'Unione Sindacale di Base, specializzata proprio nel trasporto. Buongiorno a lei, Michele. Buongiorno a voi e a tutti i radiospettatori. Grazie davvero per essere in nostra compagnia. Allora, premio, in sostanza il piano di ATAC ci dice chiaramente questo: un premio per chi lavora. La mia domanda è subito, cerca di arrivare dritta al punto e le chiedo, Michele, ma non sarebbe più sensato punire chi non lavora anziché premiare chi semplicemente fa il suo dovere? Allora, a prescindere, i premi non si sono mai visti, ormai sono anni e anni e anni che non si vedono premi per i lavoratori di ATAC, questo va chiarito, anzi ci sono penalizzazioni. Il premio che loro dicono non è un premio, c'è che viene penalizzato chi purtroppo fa troppa malattia, vengono decurtati dei soldi e quindi non ci sono premi. Anzi, dirò di più. Ad oggi c'è un accordo del 2015 che prevede che quando si è in malattia si perdono circa 20 euro al giorno. Il lavoratore perde 20 euro al giorno. Quei soldi logicamente non si riporta a tenere ATAC e li ridistribuisce ai lavoratori che invece sono sempre presenti. Noi questo accordo lo riteniamo già dal 2015, l'abbiamo molto contrastato, perché questo tipo di accordo rischia di far lavorare persone che non stanno bene. Ovviamente se ho la febbre, visto gli stipendi esigui che purtroppo vediamo nel mondo del lavoro e anche nei trasporti, sappiate che un lavoratore prende, quelli appena assunti prendono 1.300-1.400 euro, quindi stiamo parlando di stipendi normalissimi e molto bassi, con le responsabilità che si hanno. Perché qui quando si porta un autobus ci sono anche delle responsabilità civili e penali. Chiaro, certo. Che ne risponde solamente il conducente, non ne rispondono altri. Il primo a rimetterci è il conducente. Quindi c'è questo accordo che prevede che quando si è in malattia si perdono dei soldi e decurtano 20 euro al giorno, cioè questi soldi vengono trattenuti e ridistribuiti a chi invece è sempre presente, quindi non è un premio, sono sempre soldi nostri, detratti a un lavoratore e ridati a un altro lavoratore. Beh, però quindi non è molto giusto, no? Mi permetto di dire, Michele. Ma non è giusto, perché purtroppo noi facciamo un mestiere, innanzitutto è considerato usurante, quindi vuol dire che io mi usuro quando lavoro ed è normale che ho dei periodi fisiologici di malattia. Sappiamo che insomma la categoria soffre di ernia del disco, di disturbi al cuore e tutto ciò che comporta l'apparato fisico scheletrico, che logicamente con le strade, con i mezzi, hanno ripercussioni sul fisico. E quindi abbiamo già
Io mi permetto anche di dire altro, Michele. Insomma, guidare in una città come Roma un mezzo importante come un autobus chiaramente non è facile, perché già siamo stressati noi romani guidando a Roma. Immagino ovviamente un autista di un autobus. E il mio discorso però arriva proprio a monte, no? Cioè il premiare chi lavora di più e non ha molto senso. Bisognerebbe invece cercare di risolvere il problema di chi non lavora affatto. Oh, ma allora ti dico, da noi chi non lavora affatto, gli autisti è impossibile non lavorare, perché noi non abbiamo, considero intanto che quella è una situazione che non condivido, noi non abbiamo quelli che tirano il cappellino e vanno a casa, perché noi, Certo. la nostra presenza è considerata come si muove in mezzo, noi siamo controllati da apparati satellitari, se l'autobus sta fermo vuol dire che io non ci sono in quel momento. Vengono a controllare, mi fanno sanzioni, mi fanno tutto se io non sono presente sul lavoro, ma quindi non posso proprio fuggire, perché loro hanno tutto controllato con l'apparato satellitare. E ritornando a quello che dicevi tu, proprio perché Roma è una città particolare, quindi non è una città semplice, e noi lavoriamo 39 ore a settimana come il conducente di Perugia, come il conducente di Frittole o di altre città d'Italia che non hanno le problematiche che hanno che a Roma, con tutto il rispetto di questi colleghi, logicamente, però ovviamente hanno una condizione di traffico non paragonabile a Roma. In Certo. più, il conducente è facile che si ammala perché purtroppo sta per strada, non è che ha un riparo o luoghi dove potersi mettere al riparo d'inverno o al fresco d'estate. E inoltre c'è la grossa problematica che noi stiamo rivendicando dal 2015, dal 2017 con ATAC, perché quando si è aumentato l'orario da 37 a 39 ore, si era promesso alla superficie, ai conducenti, di avviare una job rotation. La job rotation sarebbe che in 12 mesi di guida, invece di guidare 12 mesi, avremmo guidato 10 mesi e 2 mesi saremmo stati a terra per recuperare. Questo ovviamente andava fatto proprio per tutelare la salute dei lavoratori e non è stata mai applicata. Quindi noi lavoriamo, siamo sotto organico. Questo mestiere purtroppo sta soffrendo anche di scarsità di risorse. A livello nazionale mancano circa 26.000 autisti. In Italia non c'è più nessuno che può È intraprendere questo tantissimo. mestiere. Perché nessuno lo vuole più fare, Michele? Perché è usurante. È mal retribuito e non corrisponde alle effettive responsabilità che ha un conducente quando guida un autobus. E in più è usurante, quindi ti ammali, e in più lavoriamo a questo in risposta al ministro Salvini, che pensa che quando facciamo sciopero di venerdì facciamo il weekend lungo. Non è così, gli autobus girano 365 giorni l'anno, feste, domeniche, sabato, il servizio è sempre garantito, e quindi logicamente c'è il grosso problema, e questo mestiere non ti permette di avere una vita sociale come tutti gli altri mestieri. In più, proprio per la scarsità del personale, abbiamo tutti un monte di ferie da fruire che è impressionante. Cioè, abbiamo la maggior parte dei lavoratori che ha più di 100 giorni di ferie da farsi. Beh, Perché? Per incredibile. esigenze di servizio vengono negate, perché ecco, come adesso abbiamo la metropolitana chiusa, che fortunatamente domenica è l'ultimo giorno e riapre la metropolitana, però va sostituita con gli autobus, va sostituita con personale che è di superficie, e quindi abbiamo il problema che si negano le ferie per poter garantire il servizio e il servizio all'utenza. E Certo. questa è la nostra problema. Noi Michele. infatti siamo. Michele, Dimmi. posso chiederle anche e soprattutto un altro aspetto, no? Ci avviciniamo, l'abbiamo detto all'inizio, ad un evento molto importante per Roma, che è il Giubileo. Le chiedo, si riusciranno a gestire più di 30 milioni di pellegrini? Sono davvero tanti, con i mezzi e la situazione che c'è oggi a Roma. Ci si riesce, secondo lei? Allora, secondo me sarà critico. Io lo dico, sono un uomo che di solito, per esempio, il bicchiere è mezzo pieno e non mezzo vuoto, perché voglio essere sempre fiducioso, però sono preoccupato perché
stiamo attendendo ancora forniture di autobus, forniture RAM, vediamo Roma è ancora un cantiere e in più manca tanto personale, manca personale con le assunzioni che il comune autorizza ogni anno, riusciamo a malapena a sopperire il personale che va in pensione. Ti faccio un piccolo esempio: nell'88, no, nel 1988 e nel Sì. 1990 sono stati assunti 3.000 autisti. Questi 3.000 autisti oggi stanno andando in pensione perché hanno raggiunto l'età Certo. massima. E io ne faccio parte, io sono entrato nel 90, sono 34 anni che porto l'autobus, quindi mi mancano 3 anni per la pensione e io sono entrato che ero giovane, nel senso avevo 24 anni quando sono entrato. Oggi quelli che sono entrati erano molto più grandi di me, già sono andati in pensione, quindi c'è un esodo fisiologico di personale che sta andando in pensione e non riesce ad essere sostituito con i 400 che si assumono ogni anno. Secondo noi ci vorrebbe minimo altri 1.000 di autisti, però Certo. ritorniamo al cane che si morde la coda, che non si trovano risorse. Questo è un problema, te lo dico, a livello nazionale, non solo italiano, che è per questo che mi preoccupo per il Giubileo. Il Giubileo è un evento importante, tu hai detto 30 milioni, io addirittura sapevo 35 milioni di turisti, di pellegrini che frequenteranno la città e Sì, logicamente. abbiamo dato una cifra approssimativa in un certo senso, poi chiaramente sono ovviamente dei dati puramente, insomma, ecco, Giustamente, iniziali, poi ausa. bisognerebbe un attimino vedere nel corso del 2025. C'è da dire, Michele, mi permetto di aggiungere che Roma ha carenze di risorse su tanti fronti, anche lo stiamo vedendo in questi ultimi giorni con l'emergenza incendi, anche lì ci sarebbe davvero tanto, tanto, tanto da dire. È chiaro che, insomma, fate un lavoro incredibile, vi aspetta, insomma, un bel po' di grane vi aspettano per questo giubileo. Speriamo bene, Michele. Ma guarda, io lo spero bene per l'utenza, per i pellegrini e specialmente per i lavoratori, perché lavorare sotto stress quando si porta un No, mezzo così certo. su Roma non è semplice, non è facile. Gradiremmo logicamente, poi sapete che spesso siamo sotto attacco proprio perché pensano che non lavoriamo o scappiamo, cosa che, ripeto, per noi è impossibile perché siamo subito scoperti se non siamo presenti al lavoro, perché se l'autobus non si muove vuol dire che manca l'autista, e se manca l'autista vengono subito a controllare cosa è successo, se mi sono sentito male o se non sono presente sul lavoro, e quindi se non sono presente sul lavoro scattano sanzioni, licenziamenti e tutto quello Certo. che ne concerne, logicamente. Beh, io la ringrazio davvero di cuore, Michele, per essere stato in nostra compagnia. Ci ha raccontato la sua, ci ha dato anche un po' il punto di vista della categoria, che è sempre importante. Grazie davvero. Io ringrazio voi veramente e sono sempre disponibile quando ne avete la volontà e il bisogno di poter dare ulteriori spiegazioni, anche perché purtroppo vi premetto che ci sarà un settembre caldo, questo ve lo premetto. Ecco, Ecco. perfetto. Allora torne. Anche perché ancora non c'è un rinnovo contrattuale, proprio perché gli stipendi sono bassi e qui non si vedono soluzioni adatte a poter garantire quella di migliorare le condizioni lavorative del personale. Vi Certo, abbraccio. torneremo a parlarne, Michele. Grazie davvero, buona estate. Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani.